Buon pomeriggio cari amici, rieccoci qui, come detto col video dedicato alle anteprime di NXT e Dynamite, come la solita guerra del mercoledì sera tra la WWE e l'All Elite, con i due show appunto del medesimo giorno. Allora, partiamo quindi da NXT, dove prima ovviamente di fare dei resoconti rispetto al takeover di domenica, takeover Vengeance Day, al momento come match ufficializzato odierno abbiamo Karrion Kross contro Santos Escobar. Chissà se effettivamente Karrion Kross va alla ricerca, ma non potrebbe essere, come non potrebbe essere, che ricerca il titolo dei pesi leggeri, anche perché se guardiamo bene il fisico, il fisicone di Karrion Kross non è proprio un peso leggero lo stesso Kross. Vabbè, poi a parte questo, quindi invece in riferimento al takeover Vengeance Day, dove ricordiamo che Dakota Kai e Raquel Gonzalez sono le detentrici del diritto number one a sfidare le campionesse di coppie femminili della federazione, che ricordiamo al momento sono Nia Jax e Shayna Baszler, e chissà se la Jax e la Baszler compariranno questa sera al Capital Wrestling Center per NXT, vedremo. Poi anche bisogna capire come procede un po' la sequela, chiamiamola così, di Johnny Gargano, che è rimasto campione nordamericano battendo Kushida al takeover, ma non ci dimentichiamo che proprio 7 giorni fa Dexter Lumis ha messo gli occhi addosso a Johnny Gargano, ma soprattutto al titolo nord americano, anche se, come dissi già 7 giorni fa io, potrebbe starci anche benissimo un 2 contro 2 tra Gargano e Austin Theory contro Kushida e Dexter Lumis. Come altra cosa in riferimento del takeover, Liam S.K. ex Rascals ad Impact, Nash Carter e Wesley, che battendo i giovani veterani di Liverpool e quindi avendo, come anche la Kai e la Gonzalez, il diritto numero uno a sfidare i campioni di coppia tag team che sono al momento Danny Burch e One Lorcan. Quindi si profilerà anche qualcosa, speriamo, sotto questo punto di vista per la puntata odierna di NXT. Yoshirai continua il suo regno da campionessa, però c'è sempre un però, e quindi dopo aver battuto anche la Martinez e la Toni Storm, adesso chi si opporrà a lei? Oppure se Toni Storm, nonostante magari ha perso, se vorrà effettivamente come dire, una sfida, ma questa volta in singolo uno contro uno. E poi Finn Balor è rimasto campione, ma non tanto l'esito del match, quando ciò che ha fatto parlare, ovviamente farà parlare sicuramente anche questa sera, e dovrà parlare sicuramente Adam Cole del suo gesto su Finn Balor, il super kick sul volto di Finn Balor, ma soprattutto il possibile e l'auspicabile tradimento di Adam Cole nel cospetto in riferimento all'Undisputed Era, in maniera precisa e particolare per quanto riguarda la persona di Kyle O'Reilly, colpita appunto da Adam Cole proprio in chiusura del takeover. Quindi questo è quando molto probabile NXT ci darà come risposte nella notte tra oggi e domani, ripetiamo, dal Capital Wrestling Center. Ovviamente
noto più semplicemente come performance center. Bene, dopo questo, allora vediamo, attendiamo un attimo la regia. Ora parleremo a breve di All Elite. Niente, risposte non ce ne sono dalla regia, attendiamo un altro pochino perché se no, allora, ok. Quindi dicevamo, eccoci qua. Parliamo ora di All Elite Wrestling Dynamite, dove ovviamente la cosa, cioè le cose abbastanza di argomentazione sicuramente. La sfida principale che racchiude tutta la puntata, che sarà la difesa titolata dei campioni mondiali di coppia dei Young Bucks contro Santana e Ortiz, senza dimenticare però anche Eddie Kingston e The Butcher and the Blade con l'assistenza di The Bunny contro Jon Moxley, Rey Fénix e Lance Archer. Quindi uno strepitoso 3 contro 3. Poi anche per quanto riguarda il torneo al titolo mondiale femminile della federazione, che c'è da una parte il round giapponese e dall'altra quello statunitense. Se non mi sbaglio, quello nipponico già si trova sul canale YouTube della All Elite, visibile e fruibile gratuitamente. Ma per la puntata di quest'oggi ci sarà per il primo round la sfida Serena Deeb contro Rio. E già avevo letto, per esempio, questa mattina come Kara Uchida, la campionessa, potrebbe difendere la cintura contro la vincitrice del torneo proprio al Pay-Per-View Revolution del 7 marzo, quindi tra non molte settimane. Altre cose annunciate: Hangman Adam Page, ma tardi, Private Party contro i DH2 e i Chaos Project, gli FTR con l'assistenza di Tully Blanchard contro Matt e Mack Sydal, e poi ovviamente Sting, che insomma ci darà ancora una volta un'altra bella riproposizione per quanto riguarda, io la definisco eterna, non perché ovviamente è una rivalità di anni luce, però diciamo che sarà comunque una grande e bella sfida. Parliamo ovviamente dello street fight che poi avverrà lo stesso per Pay-Per-View Revolution tra Sting e Darby Allin contro due dei vari componenti del team Taz, che è Ricky Starks, e poi c'è l'altro compare bello, ora non mi viene in mente il nome. Comunque niente, queste erano le anteprime delle puntate odierne di NXT e di Dynamite tra WWE e All Elite Wrestling. Noi, come ho detto, domani vediamo, magari almeno un video, c'è buona probabilità che esce. Magari, ecco, vediamo appunto se parleremo di quando accadrà nella nottata tra oggi e domani tra NXT e All Elite con risultati e diciamo e poi i continui sviluppi delle storyline e quant'altro.
Io vi saluto, noi ci vediamo alle prossime occasioni. Buona serata e ciao!